Ciao grandissimi, sono Indo ragazzi, vengo oggi a portarvi questo nuovo video su Assassin's Creed Unity ragazzi. Oggi vi porterò una specie di guida trucco per ottenere più soldi possibili il più velocemente possibile, diciamo soldi infiniti, ecco. Ci sono bensì ragazzi tre metodi per farlo. Il primo metodo ragazzi è il migliore se giocate in solitario. Infatti è quello di continuare a completare la missione frattura medioevo-cava, che vi farà guadagnare 8.000 livre di base più successivamente i bonus. Una volta che diciamo avete imparato a completare questa missione frattura, ci vorranno pochi minuti per farla tutta e di conseguenza per guadagnare sempre più soldi. Comunque 8.000 livre di base più tutti i bonus sono veramente tanti. E questo qua ragazzi è il primo metodo. Poi vi è un secondo metodo che invece riguarda se potete giocare in modalità cooperativa. Ed è un metodo ancora più veloce per far soldi questo. Infatti, giocate alla rapina appartiene ad un museo. Guadagnerete, ragazzi, bensì 25.000 livre di base più tutti i vari bonus, che di solito saranno almeno di 10.000. E il tutto richiederebbe soltanto circa 5 minuti ad ogni ripetizione. Per completare comunque questa missione, soprattutto il colpo finale al Palazzo di Lussemburgo, al Palais de Luxembourg, ci sarà bisogno di almeno due giocatori, ve la vado un attimo a spiegare, vi do qualche consiglio. Infatti, uno per prendere il dipinto e l'altro per distrarre le guardie. Quindi, ragazzi, se in 5 minuti riuscirete a fare comunque tutta questa missione, guadagnerete veramente tantissimo ripetendola più avanti, più volte. Perché comunque 25.000 livre di base più altre 10.000 di bonus circa sono veramente tante. E poi ragazzi c'è il terzo metodo. Che diciamo che con i metodi appena descritti, il primo e il secondo sono metodi che chiamiamo di farming, quindi ripetere le missioni più volte per guadagnare sempre più soldi. Mentre con questo terzo metodo, diciamo un metodo meno noioso consiste per fare soldi. Infatti, diciamo quello più naturale consiste nell'andare a completare le missioni di restauri dei club per ottenere così un'entrata fissa del nostro club. Oppure potete usare un altro sistema molto prolifico, molto proficuo per fare soldi, cioè i furti. Ok ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia servito, quantomeno piaciuto. E niente, noi ci vediamo a presto con un prossimo video. Ciao!